Si è giocato tanto a pallavolo ieri, lo si è fatto questa mattina, lo si sta facendo oggi pomeriggio con le finali. Ma Memorial Foroni vuol dire molto di più, vuol dire tantissimo per la pallavolo a livello nazionale. Si sono organizzati anche dei corsi per allenatori ed arbitri, ma capiamo nel dettaglio che cosa è successo. L'importanza del Memorial Foroni a livello nazionale è data dal fatto che fra le migliori squadre maschili in Under 16 non manca sicuramente nessuno, ma soprattutto perché qui la pallavolo cresce in ogni suo settore. Anche gli arbitri si sono ritrovati per conferenze, corsi di aggiornamento e corsi incentivanti con gli alti vertici federali. Abbiamo avuto ieri sera una riunione con tutti gli arbitri della provincia di Treviso, che è stata veramente per me un'esperienza importante, perché ho avuto ancora una volta modo e la conferma di come il lavoro di qualità venga svolto in tutte le province venete, ma Treviso è una punta di eccellenza, e quindi mi ha fatto molto piacere vedere tanti arbitri, soprattutto giovani, che stanno operando molto molto bene. Oggi poi, da oggi e domani, e grazie alla collaborazione del fiduciario regionale del Veneto Raffaele Sassone e del comitato regionale, organizziamo questa riunione, che è la prima nel suo genere e che raccoglie tutti i fiduciari arbitri e regionali e provinciali delle regioni limitrofe al Veneto. Desidero ringraziare tutti coloro che, rispetto a questo Memorial Foroni, hanno dato un contributo: le amministrazioni, i nostri comitati provinciale e regionale e tutte le autorità locali che con questo Memorial testimoniano l'attaccamento al nostro sport e la volontà di fare bene, e anche per questo noi siamo qui, proprio per testimoniare. Siamo venuti da Roma con i massimi vertici del settore arbitrale proprio per testimoniare questo ringraziamento in maniera molto concreta. Questo è l'undicesimo anno che svolgiamo attività incentivante per i giovani arbitri, e molti di questi sono arrivati addirittura in A. Quindi questo è, diciamo, quello che conferma la validità. Per gli arbitri è cosa ben conosciuta, ma forse all'esterno non proprio. Capiamo allora cosa si intende per corso incentivante. Essere istruiti ad altissimo livello. La prima cosa che diciamo: qui stiamo frequentando l'università. Diamo delle cognizioni tecniche e comportamentali che nei loro comitati non sempre vengono fornite. E soprattutto li portiamo a dirigere tornei e gare di alto livello, che sono un po' diverse rispetto a quello che dirigono nelle proprie zone. Ed in contemporanea anche gli allenatori al Memorial Foroni si aggiornavano con conferenze, dibattiti e corsi di scoutizzazione. Il ruolo di un comitato regionale non è soltanto certamente la pallavolo giocata, ma quello di creare con i vari settori che vanno dal settore arbitri, settore allenatori, settore tecnici, e chi più ne ha più ne metta, proprio per cercare di far crescere questo nostro movimento che continua veramente a crescere, sia coi numeri ma anche come qualità. È stato interessante perché c'è stata una grande partecipazione, una tavola rotonda con Michele Zannin che sta facendo un ottimo lavoro qua. Insomma, poi il Veneto è una regione di quelle lì che ha soprattutto guida a livello giovanile. Da sempre ci sono numeri, ci sono ragazzi con grandi qualità, e credo che sia stato un bel momento per continuare a stimolare, insomma, la crescita della pallavolo. I temi che si sono sviluppati sono stati alcuni relativi proprio al reclutamento, ai criteri del reclutamento dei ragazzi nel settore giovanile, e così alcuni indirizzi tecnici, quindi di lavoro per le varie selezioni provinciali e regionali, diciamo alcuni criteri di lavoro che in questi anni si sono evidenziati essere importanti per il lavoro quotidiano in palestra, sia per le società degli allenatori che per le varie selezioni. Abbiamo cercato di identificare tramite delle tabelle, insomma, i vari tipi di talento che ci sono da identificare, poi anche delle priorità tecniche nei vari fondamentali, in maniera da avere un'idea comune su quello che è interessante e che soprattutto ha potenzialità per poter arrivare ad alto livello.